Salve gente e benvenuti in un nuovo video di Miti e Misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP 022 chiamato anche l'Obitorio. Classe dell'oggetto Euclid. Questa è una foto dell'SCP. Procedura speciale di contenimento. In seguito all'incidente 022-827 è stata installata una porta blindata con lo scopo di sigillare SCP-022. Questa deve rimanere bloccata per tutto il tempo, con la sola eccezione della comparsa di una manifestazione di SCP-022-1. La porta originale di SCP-022 è stata distrutta durante l'incidente 022 827 E ogni tentativo di sostituzione è concluso in fallimento. Sono state installate delle telecamere di sicurezza onde monitorare le manifestazioni di SCP 022 1. Nel caso in cui appaia una manifestazione di SCP 022 1, i sistemi automatizzati sono programmati per ingenerirla nel momento in cui lascia SCP 022 momento dopo il quale la porta blindata può essere sbloccata per far accedere le squadre di pulizia. Qualora i sistemi automatici non riuscissero a distruggere una manifestazione di SCP-022-1, le squadre responsabili sono autorizzate ad entrare e neutralizzarla. In nessuna circostanza un essere umano vivente può entrare in SCP-022, se non per ordine di un membro del personale di classe 4. A scopo di test. Il personale di classe 4 può inoltre ordinare la cattura di una manifestazione di SCP-022-1. Tuttavia, queste non devono essere rimosse dalla struttura di contenimento di SCP-022. Descrizione: SCP-022 è un obitorio situato nel seminterrato dell'ospedale, redatto in Gran Bretagna fino al 1988. Non sono stati riportati casi anomali. I primi, ca eh, eh, I primi rapporti di attività anomale furono ricevuti per la prima volta nel novembre del 1980. Prima di allora non erano mai state registrate attività anomale all'interno dell'opitorio. L'area è stata subito messa in quarantena dalla fondazione so sotto la storia di copertura che l'intero edificio è divenuto inagibile. La ragione per la, per la manifestazione improvvisa de, delle sue proprietà anomale è tuttora oggetto di investigazione. Periodicamente un cassetto casuale all'interno dell'obitorio si apre, rivelando un cadavere sotto il lenzuolo. Dopo circa sei minuti dall'apertura, il cadavere si anima tentando di lasciare la camera mortuaria. A questo punto il cadavere assume la denominazione di SCP-0221. In alcuni casi il cadavere è troppo danneggiato o decomposto per poter uscire da SCP-022, o anche solo per alzarsi dalla tavola sulla quale si trova. In questo caso, SCP-022-1 lotta e si contorce sul tavolo fino a quando non spira. Nel caso in cui una manifestazione di SCP-022-1 spira stando sul tavolo, questo scorre di nuovo nel cassetto, che in seguito si chiude il rapportino che si verte l'odore di tessuto bruciato subito dopo un evento simile. La fonte di energia che alimenta le manifestazioni di SCP-022-1 è attualmente sconosciuta. Queste non respirano, non mangiano, non dormono e i loro corpi non producono calore. Le analisi effettuate su istanze inattive di SCP-022-1 non hanno rilevato organi anomali o sostanze chimiche strane, ma sembrano invece essere normali cadaveri umani. Le manifestazioni poss posseggono anche una forza fisica che supera quella dei normali esseri umani. Anche se effettuare dei test in modo diretto si è rilevato quantomeno problematico. I ricercatori stimano che l'aumento di forza possa essere di circa 500 N, penso sia sì, 500 N, maggiore rispetto a quella che ci si aspetterebbe da un corpo umano, nella medesima situazione. Sono in corso delle analisi per determinare se tale effetto sia collegato alla sua di alimentazione ignota o se si tratti di un fenomeno completamente separato. Nel caso in cui delle parti del corpo vengono separate da un'istanza di SCP-022-1, la parte che compie massa mantiene i suoi difetti, mentre tutte le altre parti divengono inerti. La distruzione della testa o del cervello non neutralizza SCP-022-1 lasciando solo la parte inferiore del torso e gli altri comunque animati. La completa distruzione dei tessuti sembra essere l'unico metodo di eliminazione, funzionante per i casi di SCP-022-1. Se lasciate sole, le manifestazioni di SCP-022-1 spirano. Ogni movimento cessa e queste appaiono di nuovo come semplici cadaveri. La quantità di tempo necessaria dipende da quando sia danneggiato il corpo e dal tasso di decomposizione e la cessazione di ogni attività può richiedere da due giorni a tre settimane. Le indagini hanno rivelato che i corpi che fungono da SCP-0221 corrispondono alla descrizione di cadaveri segnalati come mancanti dagli obiettori in tutto il paese. Il meccanismo di questo trasferimento è talmente oggetto di ricerca. L'aggiunta di un qualunque nuovo materiale di SCP-022 si dimostrata impossibile fino ad ora. Qualsiasi oggetto che entra in SCP-022 scompare subito dopo il passaggio attraverso la porta, senza lasciare tracce. Ciò include oggetti inanimati e campioni biologici. Vedere addenda 022-001 e 0022-002: Fino a quando una manifestazione di SCP-022-1 possiede una bocca funzionante, una lingua ed una trachea. Questi vengono di comunicare normalmente con i ricercatori. Ok, non c'è nessuna conclusione. Che questo è il addendum che non leggiamo però. Ok, se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.